Amici di Radio Azzurro, Giulianova, buonasera. Siamo tornati qui alla trattoria da Adele in via La Spezia, Giulianova Lido, per un'altra puntata di Sorseggiando un caffè. Questa sera abbiamo ospiti, diciamo esponenti che sono fuori dal coro della maggioranza o comunque dal coro della rappresentanza consigliare. Qui alla mia sinistra c'è Fabrice Ruffini che viene il rappresentante del Partito Democratico. Noi abbiamo chiamato Renzo Di Sabatino che ci ha indicato il tuo nome, che saresti venuto tu perché lui era occupato a Occupato, Pescara. Sì. sì, sarà il contrario. Allora, vogliamo cominciare a parlare dell'amministrazione di Giulianova, che l'altro giorno hanno presentato i sette mesi di amministrazione, tutto bene, via discorrente, eccetera, eccetera. Voi cosa ne pensate? Come Partito Democratico di questa amministrazione dei primi 7 mesi che sono passati, dove ovviamente il Partito Democratico, come gli altri, non è rappresentato in Consiglio Comunale. Sì, è la prima volta che il Partito Democratico o una forza di centro-sinistra non sia presente in Consiglio Comunale. Noi come Partito Democratico abbiamo cercato di fare una compagine elettorale per presentarci alla tornata elettorale del maggio scorso. Non siamo riusciti ad entrare in Consiglio Comunale, però anche io ho Per visto pochi voti per però. pochi voti, sì, 800, per una trentina di voti mi sembra che non siamo in Consiglio Comunale. I primi 7 mesi di amministrazione Costantini, beh, secondo me è una cosa di frutto degli ultimi 5 anni dell'amministrazione Mastromauro. Quindi adesso il banco di prova è l'anno 2020, perché tutto quello che hanno fatto nel 2019 è tutto frutto dell'amministrazione Mastromauro. Quindi adesso il banco di prova comincia il 1 gennaio 2020 col bilancio di previsione che hanno approvato a fine dicembre 2019, quindi adesso sarà il banco di prova di questa amministrazione. Quindi su questo fatto, questa amministrazione ha avuto un tesoretto, possiamo dirlo, dell'amministrazione, quindi hanno fatto quello che noi abbiamo preventivato e programmato di fare. Poi dopo, per varie vicissitudini dell'amministrazione, non siamo riusciti a fare, non le ha fatte anche il commissario prefettizio nei mesi in cui ha retto le sorti del comune. Quindi adesso il banco di prova sarà il 2020. Quindi diciamo giudizio sospeso. Sì. Giudizio sospeso, va bene. Per quanto riguarda invece il Movimento 5 Stelle, abbiamo qui Ginesio Picchini, che tu sei, com'è che mi hai detto prima? Coordinatore, diciamo in italiano, Io coordinatore del Movimento 5 mi hai detto un nome Stelle qui a strano, mi hai detto Giuliano, un nome strano. organizer in inglese, Organizer, va sì. bene, dai. Qua siamo in Italia, coordiniamo anzi Giulianova. Anche voi, prima eravate rappresentati da Margherita Trifoni in Consiglio Comunale, anche voi siete fuori, sempre per un pugno di voti, Sì, giusto, purtroppo sì, no? Ecco. purtroppo sì. Condivido con Fabrizio Ruffini l'idea che sia, non possiamo esprimerci su questa amministrazione per il motivo che ha ampiamente espresso, troppo presto. Tra l'altro in questo periodo ha beneficiato, come diceva Fabrizio, del tesoretto lasciato da chi c'era prima, quindi il 2020 sarà l'effettivo anno in cui potremmo, come Banco di dire, prova. giudicare, anche se io aggiungo subito che in questo paese abbiamo sempre la voglia di cambiare sempre tutto subito. Non si fa così. Una volta fatte le elezioni, chi ha vinto ha vinto, chi ha perso ha perso. Facciamo governare le persone che vincono, perché altrimenti anche a livello nazionale dobbiamo votare anche già domani, no? E non è giusto. Secondo me chi ha il governo ha il diritto di governare. A noi poi il compito di giudicare, di vedere le cose come vengono fatte, se bene o se male. Nel frattempo non possiamo neanche dialogare perché non siamo neanche più in consiglio, quindi questo è molto Vabbè, grave. però Sì, c'avete anche voi la vostra tribuna, nel senso, stasera state parlando, perché infatti, e di questo ti ringraziamo in no, non maniera me, Radio Azzurro dovete ringraziare. Radio Azzurra, ovviamente ringraziamo Riccardo, Salvatore che ci ha invitati. Il problema è se dovessi spiegarti adesso, se dovessi spiegare oggi perché siamo fuori dal consiglio, ho le idee molto chiare su questo, purtroppo. Innanzitutto abbiamo pagato l'onda negativa che il Movimento 5 Stelle sta attraversando in questo momento nel paese. Partito di governo, partito, movimento che è andato al governo, quando si va al governo si paga sempre lo scotto di queste cose.
Io per esempio che per la prima volta mi sono candidato, perché non ho mai fatto questa cosa nella mia vita, mai, mai, Alle mai, 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 nessuna parte. Ho avuto un'intensa amministrative. vita Dico, eri candidato alle amministrative. amministrativa, esatto. Ho fatto questa cosa in un momento negativo, mi trovo comunque soddisfatto, a posto con la mia coscienza. Abbiamo avuto delle defezioni un po' clamorose a queste elezioni che non ci aspettavamo, però ormai è andata così. È andata così. La storia d'Italia è piena di defezioni. Diciamo questo, che io, e lo sanno tutti, lo sa Dino, lo sa Nausicaa, ho cercato fino alla fine di fare in modo che il Movimento 5 Stelle potesse fin da quelle comunali fare diciamo, delle coalizioni. Io sono un fautore di queste cose. Il Movimento non ce l'ha permesso, ma per pochissimo, perché dopo l'ennesima diciamo, catastrofe abbiamo votato su Rousseau, abbiamo votato per l'alleanza con le civiche e sono sicuro che se avessimo potuto aiutare Arboretti in questo contesto avremmo avuto sicuramente un ballottaggio diverso, diverso. Non è stato possibile e questo per quanto ci riguarda ci ha impedito di poter aiutare Scusa, qualcuno. una domanda al volo, ma era nel vostro disegno, diciamo, politico-amministrativo diciamo, l'obiettivo di fare un'alleanza con Arboretti? No, dico, no, no, ora, Sì, ma prima c'è sempre stata questa. della presentazione delle Sì, ma liste, come? parlo. Magari c'è stato un periodo in cui addirittura si era su un altro candidato si poteva fare già subito un'alleanza, ma il problema è questo, che non si poteva fare, perché il Movimento ha delle regole Sì, ben precise e noi le vabbè. No, ma io rispettiamo, parlavo della non si linea di può. principio, parlavo, non parlavo della. Quello che però ho cercato di fare in quel contesto, e qualcuno lo sa, Dino lo sa, avrei comunque sperato in un'alleanza delle forze di sinistra. Perché se devo fare un'analisi del voto di Giulianova, io dico che abbia la sinistra in generale, cioè, ha perso un'occasione storica comunque per andare al ballottaggio, che non ha saputo approfittare dell'effetto Salvini che ha spaccato il centrodestra a Giulianova, lo ha spaccato in maniera netta, è stato evidente, perché Ivan Costantini era il legittimo diciamo candidato del centrodestra fino a pochissimo tempo prima, poi l'effetto Salvini ha fatto sì che il centrodestra si spaccasse in due. Perché di quello stiamo parlando, di un centrodestra che per ragioni particolari, interessi diversi, politiche diverse, ha finito col dividersi in maniera Non clamorosa. andare avanti perché devo fare una domanda a Valerio Rossi. Allora mi fermo qui, io dico soltanto che Dopo riprendiamo, è non è mica stata finita persa qua. questa Non è occasione. mica finita Prego, qua. prego. Allora, con noi abbiamo pure Valerio Rossi, che tu sei stato fino in ultimo, prima che dell'arrivo del Sì. commissario, capogruppo di Articolo 1 in Sì, Consiglio Comunale. esatto, Eravate sì. pure una bella squadra, se non sbaglio. Eravamo quattro, In sì. Quattro quattro, consiglieri. Sì, io voglio parlare di questo, siccome lui l'ha accennato. A Giulianova si è verificata una condizione storica, forse irripetibile, che al ballottaggio siano andate due coalizioni di centrodestra. E secondo me, per la tradizione di Giulianova, questo per loro è un miracolo, per voi, insomma. Allora, il ragionamento è. Io mo ti parlo in base ai numeri, non è che. Allora, permettimi prima un inciso se Sì, posso, come. siccome loro hanno dato il giudizio sull'attuale amministrazione, hanno detto delle cose corrette, ovvero l'amministrazione si è insediata da 7 mesi, quindi è corretto che quello che è stato fatto fino adesso è il risultato, diciamo, della precedente amministrazione, ma io una parte di giudizio negativo lo do da subito. Perché? Perché con l'insediamento del commissario è vero che alcune, diciamo, imposte locali, nonché servizi a domanda individuale, sono aumentati subito, immediatamente con l'insediamento del commissario. Allora, un'amministrazione che si è appena insediata e che ha fatto una campagna elettorale dicendo che l'amministrazione precedente aveva lasciato il comune quasi in dissesto. Poi invece hanno scoperto che il comune era. Le casse comunali erano ben ricche di C'era un risorse. tesoretto, c'era. Ma c'era più che un tesoretto, perché noi abbiamo lasciato
come tesoretto, se lo vogliamo così chiamare, 1.400.000 euro di avanzo di amministrazione immediatamente spendibile, 2.400.000 euro in bilancio finanziate per le scuole, altre quasi 4 milioni e mezzo di finanziamenti regionali per progetti presentati dal Comune Giulio 9 e vinti, quindi un totale di circa 7 milioni per l'adeguamento sismico delle scuole, che è una cosa io ritengo importante. Noi siamo impegnati e avremmo dovuto fare anche di più, però purtroppo i tempi tecnici non sempre si sa, ma i tempi tecnici per poter riuscire ad adempiere a certe cose fondamentali sono anche lunghi. Abbiamo lasciato il finanziamento della caserma, abbiamo lasciato quasi 300.000 euro per gli asfalti, insomma abbiamo lasciato una serie di attività già in essere finanziate che questa amministrazione sta portando avanti, ma non ha, lo poteva fare in maniera molto più spedita, non l'ha fatto. Però vorrei tornare su un aspetto: loro si sono insediati e immediatamente hanno avuto a che fare con una variazione di bilancio, perché a settembre si fa questa attività. Bene, già lì per legge bisogna fare. Sì, sì, esatto. Quindi già lì un'amministrazione attenta che si è insediata, ha fatto una campagna elettorale parlando di abbassamento delle tasse, tutte cose giuste, che diciamo in maniera trasversale potrebbero dire tutte le forze politiche, già in quella variazione non ha approfittato per mettere riparo a una cosa che si stava per prospettare, che di lì a poco è stata confermata nel bilancio di previsione attuale, che è stato quello per esempio dell'aumento delle tariffe degli scuolabus. Parliamo di aumenti di quasi il 50%. Come non ha approfittato di mitigare gli aumenti sostanziosi, in alcuni casi di oltre il 50%, delle rette degli asili nido? Come non è intervenuta sugli aumenti, per esempio, della refezione scolastica, cioè del pranzo dei bimbi a scuola? Già solo questi tre servizi sono servizi che colpiscono immediatamente le famiglie, quindi capiamo bene che per una famiglia avere dalle 600 al migliaio di euro di aumenti l'anno, in un momento, ripeto, di crisi economica come quella che stiamo vivendo, che ci attanaglia da oltre 10 anni, questo è già un primo aspetto che io reputo altamente negativo, per il semplice fatto che un'amministrazione che si insedia e che trova un bilancio in ordine, anzi che trova dei fondi da poter redistribuire o in qualche modo da poter adoperare per fare cosa in prima istanza? Per dare immediatamente risposte al cittadino e quindi alle famiglie, cioè a quella parte della popolazione che è la parte che oggi mantiene viva l'attività economica, mantiene viva l'economia della città, perché le famiglie fanno questo in buona sostanza. Un'altra bella botta c'è stata con l'IRPEF comunale. Quando eravamo noi, l'IRPEF comunale era dell'addizionale IRPEF. Noi abbiamo l'addizionale IRPEF regionale che è al massimo. Al Comune di Giulio 9 eravamo riusciti a tenerla ad un certo livello. Adesso è al massimo. Anche lì l'IRPEF comunale, voi sapete bene che incide immediatamente sulla busta paga, quindi sulla tasca del lavoratore. Quindi avere un IRPEF comunale al massimo vuol dire togliere di fatto soldi dalle tasche del cittadino. Ma quello è sempre un provvedimento del commissario comunque. Sì. Sì, io sono d'accordo, ma non è che si possono dare tutte le colpe al commissario. Il commissario ha fatto il suo lavoro. Nel momento in cui subentra un'amministrazione comunale, poi dice la parte politica. E certo, deve prendere quel lavoro e deve dire: attenzione, che qui dobbiamo correggere il tiro su tutta una serie di cose che non vanno. Perché? Perché? Perché la parte politica deve dare risposta a chi gli ha votato. Il commissario non doveva rispondere a nessuno, il commissario doveva tenere i conti. Purtroppo no. Ok. Detto questo, passo anche alla parte del sociale, perché sul sociale qualche tempo fa Ginesio era con me. Non sparare tutte le cartucce, però. No, vabbè, questo stiamo parlando solo un attimo del bilancio, quindi mi piace fare. Ah, vabbè. No? A largo raggio. Esatto. Eravamo in una trasmissione, intervenne il sindaco, intervenne, penso con un SMS. Un post su Facebook. Un post, non lo so. Vabbè.
dicendo che avevano aumentato il sociale di 50.000 euro. Anche qui, voglio dire, noi avevamo creato un fondo di solidarietà che raccoglieva circa 100.000 euro l'anno con il dimezzamento delle indennità di sindaco e assessori. Con l'insediamento della nuova giunta hanno deciso di eliminare quel fondo per ripristinare, diciamo, l'indennità al 100%. E fino a qui tutto corretto, perché se uno decide di percorrere quella strada, nessuno gli può dire che... Secondo me era una buona cosa forse tenere quella indennità dimezzata per sovvenzionare un fondo così importante, cioè per gli ultimi, per chi in buona sostanza non ha reddito. Però poi ognuno fa le scelte che vuole in maniera corretta, nel senso, ci mancherebbe altro. Però cosa è successo? Che in quel momento sono venuti meno questi famosi 100.000 euro. Allora, se è vero che sono stati rimessi 50.000 euro sul sociale, a casa mia, se la matematica non è un'opinione, sempre 50.000 euro ci mancano. Quindi voglio dire, bene ripristinare le indennità, perché se uno fa quell'attività e non fa altri mestieri, non ha un altro, diciamo, lavoro, che quindi sta 10 ore al giorno al comune, benissimo, giusto l'indennità al 100%, però ci sarebbe voluta la sensibilità politica, sì, dico, di riuscire ad intervenire con altre poste di bilancio per andare a risanare quei 100.000 euro che venivano meno. Perché poi? Per aiutare veramente gli ultimi della società, cioè quelli che non hanno niente. Poi noi, e questo io non lo so, magari se qualcuno è stato più attento, forse voi giornalisti lo sapete di più, noi passavamo circa 70 pasti al giorno sempre persone che non hanno nemmeno i soldi per permettersi un pasto. Non ambienti, insomma. In un ambiente. Io non so se quello è stato conservato. Mi è stato detto di no, però io non ho la certezza di questo. Spero che l'informazione che ho avuto sia errata. Perché se questo non è, allora a questo punto parliamo di... Ma venivano distribuiti a domicilio questi pasti? Quelli venivano distribuiti a domicilio, sì. Va bene. E quindi diciamo che se io dovessi dare un primo giudizio, avevano le carte in mano per giocare un'ottima partita, cioè per dare risposte alla cittadinanza, a partire davvero dagli ultimi, perché in questo momento noi gli ultimi non ce li dobbiamo dimenticare, anzi, no. Dovremmo metterci tutti la mano sul cuore e ripartire un attimino da questa parte, da questo pezzo di società che si è staccato e che è rimasto abbandonato. E avrebbero potuto fare, secondo me, un buon lavoro e avrebbero potuto dare davvero dimostrazione di aver preso le redini di una situazione sociale a Giulianova che esiste. Non è stato fatto e di questo io sono davvero dispiaciuto, e quindi se devo dare un primo giudizio, il mio giudizio non può che essere negativo. Va bene, grazie Valerio. Veniamo al battesimo della radio, sì. Con Alessio di Massimo Antonio, perché insomma, è con noi la prima volta che... Sì, che sei ospite, per cui tu praticamente ti ha mandato Dino Macera, che non è potuto venire per motivi suoi personali, e quindi rappresenteresti i comunisti italiani, insomma, quell'area lì. Allora, tu quanti anni hai? 20, no, 20. Faccio 21 domenica. Domenica prossima? Caspita, giovanissimo, insomma. Sì. Tu che cognizione politica hai rispetto, diciamo, all'amministrazione comunale di Giulianova? Che idea ti sei fatto di questi primi 7 mesi della nuova amministrazione? Sì, sicuramente, come hanno detto loro, 7 mesi è presto per dare un giudizio, però comunque anche guardando il bilancio ho dato una vista, insomma, hanno speso tutto il 1.400.000 che aveva lasciato, mentre quindi partiranno da zero con l'avanzo di amministrazione nel 2020, mentre negli anni precedenti comunque c'era una soglia minima che comunque era per... come garanzia, perché se le cifre comunque non sono rispettate, diciamo, esatto, hai copertura, quindi tu parti così completamente scoperto. Poi hanno confermato le aliquote tutte che dicono al massimo, quindi sì, vorrei dire che sono tutte al massimo. Ci saranno maggiori entrate, però queste entrate non verranno spese, quindi la spesa corrente aumenta di 100.000 euro, ma non si sa per quale cosa, quindi cioè non ci sono investimenti, aumenta. Sono spese passive, insomma, non c'è una politica, secondo me. Poi aumentano le entrate extra tributarie, quindi le multe e i parcheggi hanno reintrodotto lì al
lì all'ospedale. No, ancora no. Ancora no. Grazie. C'è l'intenzione. C'è l'intenzione. E quindi questo, insomma. Sicuramente sì, sono mossi con la manutenzione ordinaria, le asfalti. Però comunque, ecco, non c'è secondo me un piano di lungo raggio, poi. Vabbè, no, vedremo. Questa è la mia visione. Vabbè, per il momento il tuo giudizio, insomma, è questo. Diciamo, sì, no? Insufficiente, insomma. Insufficiente? Sì, sì. Sei meno meno, insomma. Mettiamo 5 e mezzo. Sei meno meno, il prossimo è la sufficienza, no? Ma quando a scuola si prendeva 6 meno meno e non si era studiati, vuol dire che... Però non era la sufficienza. Però già potevi dire a casa 6 meno meno e non 5 e mezzo, capito? Sì, il suono 6 c'era, capito? Sì, perché c'è di mezzo il 5, capito? Fa la differenza, eh? Senti. Mi ricordo. O Fabris. Dimmi. Tu che ti fai chiamare con un cognome, con un nome francese, Giuliano. Quello è. È nato là. Quello è. Senti, come vi state riorganizzando come PD a Genova? Perché mi ha detto... Ha detto Renzo Di Sabatino che vi state muovendo, che vi state vedendo. Sì, ci stiamo riorganizzando dopo il commissariamento del partito, sia a livello provinciale che a livello locale. Ci stiamo riunendo, siamo come un partito, stiamo facendo le tessere. Quindi penso che appena riusciamo a chiudere il tesseramento faremo il congresso e quindi avremo un segretario, un'unione comunale, un coordinamento. E quindi, come era prima, quindi ripartiremo e ricominceremo a fare politica. A tallonare l'amministrazione comunale controllando i vari atti politico-amministrativi e quindi continueremo a fare quello che abbiamo fatto fino adesso. Volete stare sul pezzo, insomma. Certo. Dobbiamo tornare tra la gente mantenendo la nostra identità di forza di centrosinistra, quindi continueremo a fare quello che abbiamo fatto negli anni passati. Con una nuova squadra abbiamo delle persone nuove che si stanno avvicinando, mantenendo anche coloro che in passato stavano nel partito, non escludiamo nessuno, siamo inclusivi, quindi chi ci sta c'è e ben vengono quelli che stanno arrivando, nuove persone si stanno avvicinando, professionisti, giovani, nuovi giovani che stanno arrivando. Quindi... Sardine? Beh, sardine non lo so se sono sardine, questo però... Del mercato ittico. Però questo mi fa ben sperare perché vediamo gente nuova che si sta avvicinando. Vabbè, questa è una buona cosa per voi, nel senso che, certo. Che vi state riorganizzando, perché insomma mi pare che era successo un mezzo terremoto qua a Giulianova. Beh, anche a livello provinciale sì, un po'... è stata a cascata provinciale e comunale, quindi adesso ricominciamo. Beh, ci corceremo le mani che ricominciamo. Sono cose che succedono all'interno dei partiti, nel primo e nell'ultimo. Per cui... Invece... Però non aver capito per tempo il pericolo che si stava correndo, questo però è grave, cioè... non aver saputo leggere, sì, perché io gioco forza, non mi capacito del fatto che si sia fatto un ballottaggio tutto di centrodestra, non mi posso capacitare perché non era nei numeri, bastava fare un passo indietro, un passo avanti, trovare comunque un accordo, cosa che anche Renzo Di Sabatino, che è avvocato tra l'altro. Noi ci abbiamo provato fino all'ultimo giorno, incredibile. Non vi sovrapponete, è vero. Per quanto concerne i 5 Stelle, invece, noi abbiamo fatto a livello sia nazionale. Adesso, finalmente, tra l'altro, qui ho portato la lettera che consegnai personalmente a Di Maio quando venne giù a Pescara per incontrarci, no? Per vedere come bisogna fare per organizzarsi. Io ho chiesto di organizzarci fin dal 4 marzo del 2018, che dico bisogna organizzarsi. Sei stato un veggente tu. Ma come no? Ma certo, perché quando arrivi all'apice dopo non puoi permetterti tu di andare avanti. Il Movimento 5 Stelle è nato in una maniera incredibile, si è evoluto in maniera vertiginosa senza aver avuto una sezione che sia una. Un po', cioè avevamo i posti dove ci siamo incontrati, ma non erano organizzati proprio, non c'era organizzazione del movimento. E questo ha fatto sì che... Diciamo che tutto quanto è nato anche attraverso la rete, no? Sì, tra l'altro il brand 5 Stelle è stato vincente. Cioè io sono convinto che il 4 marzo del 2018 se candidavano un cavallo, come fece Caligola, andava in Parlamento. Chiunque si candidava andava in Parlamento, il brand era vincente, un brand vincente che
Però questo è stato anche, vabbè, comunque sia, pure questo ha i suoi limiti, attenzione, che hanno creato un po' di dissapore e malumore, insomma. Noi dovevamo avere, per esempio, lo posso dire, senza avevamo un candidato parlamentare giugliese, Paolo Angelini, che aveva vinto le parlamentari qui nel Teramano, estromesso dalla competizione. Estromesso non è la parola giusta. Estromesso. È stato fatto fuori. Vabbè. È una cosa diversa. Io sono più considerale. Quindi, però poi queste sono cose. Paolo, ma guarda, è scritto, io lo dico pure a lui. Ma è scritto qui, è scritto qui. Poi non possiamo lamentarci quando qualcuno magari comincia a dire no, non è questo il modo. Però stiamo riparando pure a questi errori, secondo me. Ci siamo organizzati già con uno statuto. Ma del resto guarda che se un partito non ha un supporto territoriale, un'organizzazione in mezzo alla gente, prima o poi finisce. Però è così. Per un attimo, questa per quanto concerne... Che voi non avete né un sindacato di riferimento, per esempio il PD, ma non vogliamo, sinistra, ma no, aspetta. I sindacati ce l'hanno in qualche modo, no? È un po' la cinghia di trasmissione. Voi invece siete voi e basta. Ma certo, perché siamo posti ideologici, appunto per questo motivo, non possiamo avere punti di riferimento. Se non siete rappresentativi sul territorio, nel senso che non avete sezioni, non avete organizzazione, io di questa cosa sta arrivando e vedrai che certi errori non verranno più commessi. Certo, abbiamo pagato, pagheremo uno scotto anche, ma lo scotto non si paga soltanto per la mancata organizzazione, la stiamo pagando perché per due ragioni pure. Molti opportunisti, visto che non c'era la trippa per gatti, è fatto marcia indietro, e molti purtroppo, e molti amici hanno peccato proprio nella cosa più importante, non aver capito cosa vuol dire essere posti ideologici. Io ho visto, spiego subito, ma siamo sempre al punto di prima. Ho visto mal di pancia. La mancanza di organizzazione porta tutte queste cose che stai dicendo tu. E lo so, però attenzione, quando poi ci si vedeva, eravamo anche tanti, io vedevo col governo Salvini, Conte con Salvini, gli amici, diciamo, che venivano dalla sinistra avere il mal di pancia. Adesso che stiamo col governo con Zingaretti, quelli di destra hanno il mal di pancia. Questo vuol dire non aver fatto quest'alto di qualità politico. Quindi verso la politica non esiste più. Esista, io sono qui e sono un posto ideologico, io lo so. Allora non è per tutti. Non è per tutti, bravo, non è ancora per tutti. Questo è il motivo per cui il 5 Stelle è in crisi. Lo dico in maniera molto franca e molto aperta. Vabbè, ti fa onore il fatto di essere franco. Certo, questo è il motivo. Anche se ti chiami Ginesi. Perché Ginesi che è il nome... Potevi essere franco. Ma Franco è il mio cugino, che tra l'altro ci fu quell'equivoco che vabbè lasciamo stare. Va bene. Sono fatto una battuta. Ogni tanto bisogna pure sdrammatizzare, perché sennò qua moriamo. Ce la vuole la risata. Allora, prima tu hai accennato a qualcosa che riguardava l'ante elezioni a Giulianova, dalla parte, diciamo, che tu hai detto noi abbiamo provato fino sì, a... Sì, ma... Vuoi raccontare questo episodio? Sì, poi l'abbiamo raccontato tante volte. Cioè, vabbè, ci sarà pure una... Noi eravamo un gruppo di persone che ci siamo messi, diciamo, a lavorare, abbiamo lavorato tanto per cercare di fare una cosa semplice. Cioè cercare di fare quello che andava fatto, quello che in politica bisogna fare, perché la politica non può essere rappresentata da un individuo o da un singolo soggetto, perché quella, per come la vedo io, è la morte della politica. Nel momento in cui la politica non è in grado di rappresentare le varie sfaccettature, seppur ovviamente unite da un sentire comune, che però poi ognuno può avere visioni diverse per certi aspetti, diciamo non fondamentali, ecco, però ci deve essere sempre una base che la tiene, che un'idea che tiene unita questi soggetti. Nel momento in cui non è in grado di fare questo, vuol dire che la politica muore, perché riuscire a mettere insieme varie anime significa riuscire a rappresentare una parte molto variegata della società, quindi significa impegnarsi a dare risposte a tante persone, quindi a tanti soggetti. Noi ci abbiamo provato. A Giulianova credo che ci sia un grosso limite, che
C'è Giulianova, ma c'è nella politica nazionale, c'è nella politica italiana in generale. Ed è rappresentata dai singoli individui. Dappertutto così. Esatto. Però questo rappresenta purtroppo, per certi versi, l'ostacolo più grande da Scusa superare. per una piccola parentesi, guarda quello che è successo a Ruzzo. Vabbè, quello è una, vabbè, Vabbè, non preferisco no, non ma per dire che esprimermi anche lì perché succedono sono. queste cose, quindi Sì, voglio ma dire. ecco, allora è qui dove la politica non fa il suo mestiere. Cioè, se è vero che la politica deve fare il mestiere di rappresentare il cittadino e in qualche modo aiutare il cittadino a fare che cosa? A vivere meglio, cioè a dare delle risposte, a cercare di dare un servizio migliore, cercare di dare un servizio facendo risparmiare in qualche modo le famiglie, pur non dequalificando la qualità del servizio Superare le stesso, difficoltà. superare una serie di difficoltà. Cioè, la politica nasce per questo, non nasce per altro. Nel momento in cui viene diciamo, questo concetto viene distorto, e in Italia succede un po', poi ce l'abbiamo proprio nel DNA, l'italiano in generale che aspetta il salvatore della patria di turno che arriva, Ecco sì. Adesso sta lì. ti ammaglia per Guarda, infatti. ed è Guarda, è successo successo. anche con Renzi, se non mi ricordo. Bravissimo. È partito, questo fenomeno è partito col berlusconismo ed è Sì. finito con il salvinismo, cioè ed è arrivato fino a, perché ancora non finisce, perché tanto se ne alterneranno diversi. Devo dire a Ginesio, prima quando stavo parlando, un politico nazionale l'aveva capito nel 2013, anzi forse l'aveva capito già nel 2012. Nel 2013 ha vinto le elezioni, poteva fare il presidente del Consiglio, ma purtroppo non gli fu data l'opportunità e si chiama Bersani. Quando parlava già nel 2012 della famosa mucca nel corridoio, che nessuno capiva sta mucca nel Infatti, corridoio. manco io l'ho capito mai. E invece stava talmente tanto avanti che stava avanti di già quasi 10 anni buoni, perché lui già aveva visto che cosa stava per succedere e quindi cercava quella unità nel dire attenzione che le destre sovraniste in Europa, perché lui non si guarda a fermare, non si ferma a guardare fuori dalla finestra, guarda molto oltre. Se in Europa parte questo sentimento, in Italia arriva e se si riesce in qualche modo ad insinuare nella società, poi è difficile tornare indietro. Ed è un po' quello che poi è accaduto. Ai giorni d'oggi lo vediamo. È partito da lontano, già con l'elezione di Trump negli Stati Uniti, questo fatto, No, è partito insomma. molto prima. Sì, Trump sì. già è. Trump No, no, parliamo del 2016, io parlo a 2016, che livello, era il Trump? a 2016, livello perché. macro, nel senso che Ma a Stati livello Uniti. macro diciamo che i primi accenni veramente forti li abbiamo avuti, se devo dire la verità, con la Le Pen. Con la Le Pen sono state le prime Sì, ma bordate non ha dure vinto di. però non ha vinto. Ma ci è arrivata vicino e non ha vinto perché c'è stata una contrapposizione politica che ha creato questo effetto largo, no? Che Macron in buona sostanza è il classico democristiano italiano dove ha riunito un po' tutti, no? Intorno. Contro il pericolo sovranista, Contro il certo. pericolo sovranista, quindi questo è quello che è successo in Francia. Però, a prescindere da tutto questo, a Giuliano ci abbiamo provato, credo che il limite più grande siano stati i singoli individui. E Ma è possibile che non credo siano che arrivati fino a ordini che. di partito un pochettino più incisivi? Beh, l'unico, diciamo, l'unico partito più strutturato in quel momento era il Partito Democratico, penso che Fabris possa convenire con me in questa facile definizione della situazione. Però voglio dire, ormai è andata così. Io sono convinto che se fossimo riusciti a fare, noi eravamo riusciti a fare una buona lista di giovani, il Partito Democratico avrebbe fatto la sua lista. C'era Arboretti che era già partito con netto anticipo, come disse, aveva fatto le sue 3 liste. Se i numeri, i 5 Stelle non so cosa avrebbero potuto fare o a quel No, punto no, cosa non, avrebbero fatto, anzi io non lo non so, era possibile magari farlo. avrebbero fatto una cosa diversa, non lo so. Si correva da soli e forse avremmo avuto più voti pure. Però c'è di fatto Se ci fosse stata sì, che i quel panorama numeri là. Sì. Ci danno ragione, perché poi a un certo punto l'attuale amministrazione è vero che si è presentata agli ultimi 10 giorni come una diciamo sorta di ammucchiata civica, ma fino a 10 giorni prima ogni lista portava il simbolo di un partito.
perché Forza Italia poi gli ultimi 15 giorni non riuscì a fare una lista, fece una lista di 12 persone, perché la lista di Forza Italia era rimasta, cioè aveva cambiato vestito, ma voglio dire, stessa cosa accadde con la lista dei Fratelli d'Italia e così via, quindi noi sapevamo che c'era questo pericolo. Io ricordo, feci un'intervista alla radio, ma forse era gennaio, febbraio del 2019, marzo del 2019, e dissi: attenzione, perché se non si comincia a ragionare in un certo modo, ci saranno due tronconi del centrodestra che probabilmente andranno, perché già si capiva, succedeva a livello regionale, quindi si sarebbe ripetuto a livello locale, che il centrodestra è sempre andato a disgregarsi gli ultimi momenti. Giulianova è storica questa cosa. È sempre andato a disgregarsi gli ultimi momenti. Ma perché? Sempre per qualche personalismo, no, tocca a me, lo faccio io, no, 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 no. E quindi si è creata questa cosa qui. Adesso. Ma questa volta probabilmente la sinistra si è disgregata più della destra No, ed è questa volta la questo sinistra esatto. non si è unita affatto, che è Vabbè, diverso. insomma, Mentre loro si sono se non è disgregati alla zuppa e fa fine, bagnate, insomma. non si è unita affatto. E questo è il fatto stesso che in consiglio comunale, seppur presente una lista civica di, diciamo, provenienza progressista, ma che di fatto non rappresenta un partito politico, diciamo, che si colloca nel centro-sinistra o nella sinistra, il fatto che non ci sia una rappresentanza diretta di un partito di centro-sinistra, Giulianova, è un fatto davvero grave, perché credo che non sia mai accaduto. No, assolutamente no. E quindi dà il peso di quello che dicevo, cioè del grande errore Anche nel non. quando vinse Cameli la prima volta, il centro-sinistra era ben Beh, ai rappresentato. tempi c'erano molti più consiglieri, ce ne stavano almeno nove. Sì, no, sì, c'erano abbastanza. Voglio dire. Quindi va bene. Senti, hai sentito tutti questi discorsi qua? Tu che ne pensi? Dell'unione. Sì, di queste Della cose. mancata unione del Della centro-sinistra, mancata unione. la mancata coesione più che altro. Un'occasione persa, secondo te? Una volta si chiamava unità. Che adesso dobbiamo cominciare a lavorare. Ecco che cosa pensiamo. Esatto. Non ti dai i compiti a casa. No, il discorso è, cioè, se devi fare una coalizione di 5 liste, però che serve solo per portare i voti e vingere, cioè io, guardandolo da giovane, a me, cioè, non sarebbe cambiato nulla, cioè io comunque i voti che avevo li avevo preso. È chiaro che c'è, cioè, chi poteva uscire consigliere, assessore, insomma, abbiamo penalizzato loro. Cioè, dal punto di vista mio non cambiava nulla. Cioè, In che senso? Fammi capire. io i voti che avrei preso li avrei presi sia con Unione che senza. Ah, tu dici. Quelli che Sì, c'avevo, però c'avevo. metterli a disposizione degli altri, i tuoi voti significava sommarli agli altri. Se invece Sì. vai da solo, rimani da solo. Sì, ma il Il discorso è. concetto era questo, quello che voleva dire Valerio, probabilmente. Ma è da solo Sì, lasci il no? tempo che trovi, nel Perciò. senso che c'è un impegno grande in termini di tempo, di personali, no? Che però poi a cosa portano in buona sostanza? Portano a dire: ho preso 100 voti. Ho capito, ma i 200 voti si devono impegnare in un qualcosa di più grande. Non possono essere fine a se stessi. E Vale il detto, l'unione fa la forza, insomma. beh, è sempre così. Però comunque poi bisognava vedere se saremmo stati coinvolti in generale. Cioè io comunque Arboretti lo vedo in consiglio comunale, sta un po' per le sue, insomma. In che senso? Però insomma, argomenta, interviene. Sono 4 consigli comunali che dice che gli mancano le carte. Si lamenta dei regolamenti in generale, Cioè lui dice: se però. ci Cioè, uniamo poi deve essere prima e deve durare dopo, esatto, perché non è le che cose, poi ci cioè, scarichi. questo è il grande lavoro che dovrebbe fare una coalizione, cioè nel senso, perché per poi tenere vive quello che dicevo prima, cioè ascoltare le varie sensibilità, non è che fatta la campagna elettorale, vinte le elezioni, poi ognuno se ne va per la strada sua. Questo è l'errore che porta poi a perdere la volta successiva. Questo mo ti vuole mettere a lavorare, Cioè. Valerio, sai? Ma per dirla tutta, se permettete, il discorso delle coalizioni è un discorso che io non ho mai accettato fino in fondo, nel senso che
La coesione già presuppone di suo un compromesso di partenza fra le forze politiche che la compongono, quindi non è solamente un elemento di forza, forse ti aiuta a vincere le elezioni, però poi manchi purtroppo nella governabilità, che mettere d'accordo tutte le persone che stanno dentro la coesione poi è sempre molto difficile, quindi ti può far vincere le elezioni, ma non ti garantisce poi la governabilità. Senti, però questo è un discorso... Scusa, perdoni una cosa, lì ci deve essere il buonsenso e la lealtà delle persone, se si partecipa certo. Insieme con un programma elettorale, quindi a te sta bene, a me sta bene, a lui sta bene, a lui e anche Alfonso sta bene, siamo in cinque. Poi ci vuole la lealtà per mantenere la barra dritta su quegli accordi lì. Il problema è che se poi si esce fuori dall'accordo originale, allora non è che non si è d'accordo, non si sta mantenendo quello che si è preso precedentemente. Che poi l'impegno non lo si prende tra di noi. L'impegno lo si prende nei confronti degli elettori che ti hanno votato per quelle cose lì. Però fatemi dare la parola al povero Carlo. No, vabbè, basta. Se no, insomma, giusto? No, vabbè, c'è un greppo. Sì, senti, Fabio, ma se tu dovessi chiedere, visto che tu sei stato pure in giunta, hai fatto l'assessore, uh-huh. oltre che il consigliere comunale, se tu dovessimo chiedere qualcosa all'amministrazione comunale, una cosa che dice, facciamo una cosa, quale indicheresti tu? Come priorità? Sì, è una cosa che ritieni giusto che venga fatto per la città, non per te, nel senso per il bene. Ma guarda, se ti devo dire la prima cosa, no, venendo qua giù, sono passato, non lo stavo dicendo, ho fatto tardi perché ho beccato il semaforo. No, hai fatto tardi perché tu non ce, la usi, ce la usi, nonostante sei nato in Svizzera, però sei italiano. No, per esempio potrebbe essere tipo l'apertura della scuola di Colleranesco, perché in pompa magna il 7 gennaio gli alunni sarebbero tornati a Colleranesco e ad oggi quella scuola ancora è chiusa, quindi non si sa quando torneranno. Per esempio sulle scuole chiederei a questa amministrazione di mettere l'acceleratore, mettere la sesta e sistemare tutto quello che aveva detto anche Valerio prima, tutti quei soldi che stanno a disposizione di accelerare. Però sulla scuola di c'è stato un problema. Sì, quella c'è stato un problema, sì, però... Ma infatti l'errore è continuare a dire riapro domani. Lì l'iter è avviato. Ci vuole il buonsenso di seguire i lavori, tenere il fiato sul collo. Il problema è stato un problema che hanno dovuto Ma lì ci mancavano, c'erano dei problemi strutturali seri. La fondazione è una parte della scuola. Però voglio dire, io ero critico con la nostra amministrazione quando continuavo a dare le date e dicevo: ma cosa diamo le date? Noi dobbiamo dare la certezza dell'apertura quando è ora di riaprire. Intanto dobbiamo trovare la soluzione per non dare problemi ai bimbi che devono andare a scuola. Quindi mi sarei impegnato tu lì. Cioè, quello che vedo io, a parte quella cosa là che chiederei all'amministrazione di accelerare, ma è un problema che io noto quando ero io assessore o ero in amministrazione. Qualsiasi problema, le buche, c'erano le buche ovunque. Io le buche le continuo a vedere, i pali della luce che non funzionano li continuo a vedere, però non vedo più post su Facebook, non vedo più segnalazioni di vario genere. Cioè, io la città, come l'abbiamo trovata noi, l'abbiamo lasciata con qualche buco a qualche parte, il piano asfalto è partito dopo. Però io queste problematiche spicciole, per dire, io li continuo a vedere. Io giro la città. Però non vedi più la critica. Però non vedo più la critica. Cioè, vedo il corso chiuso sotto la pioggia quando ero assessore al commercio e alla viabilità. Critiche, corso chiuso e non c'è nessuno. Ieri pioveva e il corso era chiuso e non c'era un'anima. Ma non ho trovato neanche una lamentela. Cioè non riesco a capire. Il Giuliese ha cambiato opinione sul fatto che il corso deve essere chiuso pure quando piove, quando c'eravamo noi doveva essere aperto, adesso deve essere chiuso. Cioè, molte volte vedo le persone che cambiano idea a come cambia l'amministrazione comunale. Ma quello è fisiologico, naturale, probabilmente è così. Sì, però io le cose corso che vedevo quando ero assessore, che giravo, io giravo quando ero assessore anche. Corso Nazarosauro. No, le buche parlavi pure di Corso Garibaldi. Sì, ma anche lì abbiamo lasciato dei soldi. Però mi sa che €190.000 mi sa che non ci sono più in bilancio. No. Forse sono stati. Ci sono ancora. Io €190.000 in piazza Corso Garibaldi e piazza Buozzi. Dell'abbattimento dell'ex tribunale, quei soldi là sono stati trasferiti su Corso Garibaldi e ora ci si farà il lavoro.
corso di ribalti, che i lavori inizieranno tra poco. Noi ne avevamo già lasciati in bilancio nel 2018, avevamo lasciato quasi 190.000 euro. Doveva essere abbattuto, 190.000 per il rifacimento della pavimentazione di via Garibaldi, un pezzo di piazza Bozzi. L'ex tribunale doveva essere abbattuto, non verrà abbattuto per il momento, e quindi quei soldi sono stati trasferiti sul corso Garibaldi. Ma lasciamo anche di fatto la variazione del bilancio. Già il fatto che quel manufatto non viene abbattuto, mi viene da pensare che quei lavori per fare il polo scolastico verranno ulteriormente ritardati. No, perché vengono fatti nell'area a fianco. Ho capito. L'area a fianco è stata... Ma tu hai un manufatto fatiscente. Che faccio? Mi metto a edificare il pezzo dietro e c'ho quel pezzo, quel manufatto lì che... Questa è una scelta che hanno fatto. Sì, ho capito. Sì, sì, ma poi ognuno poi fa le scelte che vuole, è chiaro, poi il risultato è corso, quello che è. Corso Garibaldi, però, attenzione, non so se rende, se no stanno così le cose. È finito? Sì, sì. No. Scusa, perdonami. No, tranquillo. Corso Garibaldi comunque è stato già ristrutturato a suo tempo con un asfalto, con un asfalto che però non è più idoneo al transito, diciamo, automobilistico pesante, non è carrabile attualmente. Non so se questa amministrazione intenderà proprio chiuderlo a questo punto il corso. Ma il corso c'ha dei problemi comunque. Perché, sì. Perché quelle mattonelle che ci sono, sono state, vabbè, comunque, non sopportano ci va, il traffico. No, lui dice un'altra cosa, ci si mette mano per fare un qualcosa, se ho capito bene, di pedonale, quindi esatto. Creare un progetto dietro quella cosa lì. Un traffico limitato ci sarà. Quindi il progetto che avevamo comunque di cose da fare ce ne sono tantissime, ovvio, per carità, ce ne sono tantissime. Questa delle scuole ovviamente è prioritaria, se non altro perché ci vanno i nostri figli e debbono essere messi tutti in sicurezza, ci mancherebbe altro. Poi però ci sarebbero tante altre cose da fare. Abbiamo un paese meraviglioso che però è abbandonato, la zona del paese purtroppo nessuno ci mette mano. Il centro storico. Abbiamo un centro storico che è meraviglioso, ma non, anche turisticamente non riusciamo a valorizzarlo. Sempre turisticamente, che noi siamo una città a valenza turistica, lo sappiamo tutti, aspettando che magari tornino le imprese, quel discorso meraviglioso che hai fatto l'altra volta, il lavoro, il turismo però ce l'abbiamo, valorizziamolo. Io mi ricordo che nel 95, per esempio, feci un convegno dei fisioterapisti al Cursal. E vederlo oggi come allora mi fa una pena, quando invece dovremmo, siccome abbiamo anche diversi alberghi aperti anche d'inverno, un centro congresso, quando è che lo facciamo lì? So che anche sotto, nei piani sottostanti, a parte il teatro che c'è sopra, che non è tanto grande, ma sotto c'è una sala ancora più grande, che potrebbe essere sfruttata per convegni ancora più ampi. Allora, visto che il Comune vuole rifare Piazza Dalmazia, che si stanno facendo delle cose incredibili, perfetto, allora però perché non prendiamo in considerazione pure questa struttura, che io vederla ancora così, che ci ho fatto il congresso nel 95, quattro giorni di congresso, una cosa meravigliosa, fu bella, a me mi piange il cuore. Però aspetta, perché Valerio questa cosa lo sa, in quanto quando tu stai in amministrazione, la ristrutturazione, la manutenzione del Cursal è rientrata nel poi se permetti però volevo complessi. Sì. Però se posso aggiungo l'ultima cosa, poi insieme, già finanziati. Insieme a Palazzo Massimi, Palazzo Rosso. Siccome vicino alla casa, vicino al Cursal c'è perdonatemi, poi ti passo la parola. Tranquillo. No, io siccome vicino al Cursal c'è anche Palazzo Gavioli, altra spina nel fianco di questa amministrazione. Ci sarebbe. Io però ecco, una cosa vorrei chiedere a questa amministrazione, penso che lo sappiano comunque, di non commettere l'errore di condurre battaglie legali che comportino poi una spesa per noi cittadini. Cioè se è una causa dobbiamo fare perché la dobbiamo vincere, non perché la dobbiamo perdere. Ma là c'è già una causa in corso. Lasciamola stare allora questa causa, perché cerchiamo di non investire, perché è successo a volte che ci abbiamo rimesso anche i soldi noi, per delle cause magari condotte in maniera un po' improvvisata. I soldi nostri sono sacri, vanno spesi solo per, come dicevi tu, come dicevamo tutti quanti, come spero tutti vogliamo, per far crescere questa città, per dare dei servizi e per aiutare la gente che ha bisogno. Non ci attende per pagare le cause perse. Cause perse mai. Vale, la parola a te. Su?
su quello che ti pare. Ah, così ormai ne ho abbraccio. Ma no, cosa no, vorresti no, che facesse il comune in questo momento? Ma questa è per il bilancio, no? Io prima ho fatto allora, domanda, io dico cosa. Allora, io ti rispondo in un altro modo. Io ti dico cosa vorrei che non facessero. Cioè, mi permetto, anche se non sono nessuno per elargire i consigli, ma mi permetto di buttarne uno lì solo a tutela della città. Siccome vedevo sul bilancio di previsione, che poi tra l'altro è stato approvato prima della finanziaria nazionale, quindi se adesso ci saranno delle variazioni, dovranno cambiare tutto. Vabbè. Perché non è che quelli prima approvavano il bilancio in ritardo perché erano imbecilli, voglio aspettavano dire. Aspettavano quando i soldi arrivavano. No, non abbiamo mai approvato il bilancio in ritardo. C'erano le proroghe, quindi ci dicevano vai a febbraio, vai a marzo. No, però aspetta, l'amministrazione Costantini dice che loro hanno c'è provato, la proroga anche adesso? No, sì, però loro hanno approvato il bilancio in base al dettato del TUEL. Cioè, il testo unico degli enti locali dice che il bilancio va approvato prima della fine dell'anno. Fuori dubbio, ma questo se poi. Dopo, ma se dopo poi, ci sono le proroghe, ovviamente. Ma se poi il ministero. Ma che, no, ma io parlavo del principio che loro sì, hanno ma, adottato. Sì, ma il principio deve essere funzionale all'oggettività dello svolgimento della politica nazionale, perché sennò stiamo parlando del nulla. Cioè, quando tu non lo approvi entro dicembre. Non è che stai andando contro la legge, lo stai facendo perché lo Stato ti dice, o meglio il governo ti dice, guarda che siccome la finanziaria ancora non l'ha approvata, devi andare più in là e quindi ti dà una proroga, tutto qua. E quindi a volte tu, fino a maggio arriva. Noi c'è successo nel 2015 mi pare, o nel, perché ci fu anche il cambio, l'entrata in vigore definitiva della Tari, da chi era Tarsu, chi era poi passato a Tares e così via. Insomma, ci sono dei momenti in cui bisogna essere molto molto attenti, perché se no si rischia di fare diciamo dei patatrac. E allora dicevo, siccome ho visto che ci sono tante, loro si sono concentrati molto sul recupero. C'è chi la chiama evasione, ma non è proprio evasione, perché l'evasione è quando non si sa chi deve pagare, quando non si ritrovano le persone e quant'altro. Diciamo sulla elusione, cioè su chi non ha pagato una serie di imposte comunali o tasse comunali. Benissimo, tutti d'accordo, anche perché deve in qualche modo diciamo essere sacro il principio che non devono essere sempre gli stessi a pagare, ma anzi, tutti dobbiamo pagare per pagare meno. Mi pare giusto questo. Principio sacrosanto, costituzionale, che i nostri padri costituenti hanno messo con intelligenza e lungimiranza. Però, quando si vanno a coprire certe poste con il ricavato, diciamo, di questa elusione, bisogna anche essere molto attenti, perché il principio bilancistico oggi è cambiato, non è più come era una volta. Cioè oggi che cosa ti dice il legislatore? Che tu puoi spendere ciò che incassi. Quindi quando tu a previsione dici rifaccio 10 strade, ce l'hai i soldi in cassa? No, non ce l'ho. Lo faccio con un'imposta che so di incassare, allora li puoi spendere. Ma se tu ci vai a mettere come posta di copertura una elusione, non lo sai tu quanto recupererai. Due sono le strade: o tu quella strada non la rifai perché in maniera, come si dice, in maniera attenta, prima che incassi non dai seguito alla realizzazione di quell'investimento lì, oppure se lo fai e poi non l'hai incassato, immediatamente dopo a consuntivo, se ti va bene, vai in default. Per la città sarebbe un problema grosso, quindi dico bene tutto, ma facciamo tanta attenzione. Allora, anche perché il governo è stato accusato di questo, che nella finanziaria ha messo negli introiti, proprio il governo nazionale ha messo introiti recupero dell'evasione fiscale, l'ha messo proprio a bilancio. Ma loro sono stati talmente attenti che hanno messo una cifra davvero molto bassa e che sanno che riescono a coprire con altre poste. Per un comune, se ci metti mezzo milione, ti assicuro che su un bilancio di 60 milioni indiretti, perché piccole, poi sì, il bilancio reale parliamo di 19 milioni, ce ne metti mezzo milione, sei andato di testa. Questo è sicuro. Soprattutto
soprattutto occhio alla spesa corrente, che noi abbiamo sofferto per portarla, riportarla a 19 milioni. Spesa corrente vuol dire stipendi, quindi, per portarla ad una soglia sostenibile. Già ho visto che da 19 siamo quasi sui 22, a salire non ci si mette niente, poi a tenere fermo il timone comincia a diventare complicato. Alessio, sì. Sentite, qua i milioni volano. Tu che dici? Tu te lo sei studiato il bilancio, vero? Sì, sì, l'ho letto. Che cosa hai trovato di particolare? Ma in particolare, appunto, come dicevo prima, insomma, che loro hanno trovato questo 1.400.000 e hanno speso tutto. Quindi, riferisci a Piazza Dalmazia? 600.000 Piazza Dalmazia, 280 l'abbattimento del tribunale, poi come hai detto tu, le hanno variati per Corso Garibaldi, sì, e il municipio, ha detto qualcosa, non so cosa faranno. 2.40 per la facciata della Diamicis, che poi adesso alle opere triennali ci sono previsti altri lavori, quindi poi presumo ci portino qualche ufficio comunale. Quindi diciamo che questo importo se n'è andato tutto quanto. Sì, se n'è andato tutto, quindi lì parti da zero, appunto. Non hai una copertura, insomma, se vai male, prima come ho detto. Cioè lì nel bilancio ci sono anche quelli precedenti. Si dice non c'è il carosello. Mm. Dove si mettono i soldi per il futuro. Esatto. Eppure noi l'abbiamo fatto un bel carosello, come non siamo andati in anticipazione di cassa per 3 anni di fila. Questo vuol dire risparmiare parecchi denari per la comunità giugliese. Che non paghi, come tu sai bene, gli interessi alle banche che ti anticipano. Quindi ci vuole parecchia culatezza, perché come in una famiglia, se tu ti prenoti il viaggio con dei soldi che ti rientreranno, e quindi già lo imposti quei soldi, poi quei soldi non ti rientrano, ma il viaggio già l'hai pagato, poi rischi di non poter partire perché non c'è i soldi per mettere la benzina e arrivare all'aeroporto. Ecco, quindi bisogna fare molta attenzione. Tu invece cosa tu da giovane, no? Cosa chiederesti a questa amministrazione? Una cosa che ti... Ma sì, una risposta, un po' come diceva anche Fabrizio, alla Via Nazario Salvo, di farci qualcosa, insomma. Oggi pure ho visto un post di un commerciante che diceva appunto di un centro commerciale all'aperto, cioè devi fare qualcosa per rendere attrattivo, non puoi pensare insomma che commercianti così divisi, sparsi... Renderla viva quella strada. Sì, ma anche marketizzarla, insomma, metterci un'insegna, qualcun nome. Renderla fruibile. Anche fare qualcosa per la domanda, insomma. Qualcuno parla di isola pedonale su via Nazario Sauro. Sì, anche... Est, la parte est, però. Tu che sei d'accordo, saresti d'accordo? Ma est, cioè, poi tutto. Est, da via Trieste, cioè dall'incrocio di via fino Trieste... Fino a Marigliano. Fino a Marigliano. Tu saresti d'accordo a renderla pedonale quella... Sì, però poi devi sincronizzare le navette che hanno detto di introdurre in modo... I parcheggi, ci sono dei parcheggi, ad esempio, mi vengono in mente lì la via Ippodromo, lì ai centri sportivi, lì ci sono dei parcheggi che sono sempre vuoti, inutilizzati, magari fare in modo che la gente li sfrutti anziché lasciarli lì. Poi in Piazza della Chiesa ci sono i parcheggi. Piazza della Chiesa, esatto. Sì. Insomma, devi sincronizzare... Devi sincronizzare, insomma. Ma lì ce l'hai il parcheggio, non è che non ce l'hai. Sì, esatto. Molta gente ce l'ha, ce l'ha. Però la chiesa ci può andare chiunque, può andare a piedi. Che diciamo che a noi ci piace arrivare fino davanti alla porta con la macchina. Stavo dicendo proprio questo, perché Piazza della Chiesa che ci vuole attraversi là. Quando c'è la festa, per esempio, io vado a prendere mia moglie Roseta, lì vado a lasciare la macchina. Dove vai? Se no, la lasci là e poi a piedi vai alla festa. Si può fare tranquillamente. Già il paese è diverso. Già il paese i parcheggi sono un po' scarsi perché è la conformazione del paese è un po' fatta in un certo modo, insomma. Ma diciamo che anche lì ci si può organizzare. L'importante è riuscire a sopperire con il trasporto pubblico, certo, come vale in tutte le città, non è che... Perché io posso mettere anche un grande parcheggio a un chilometro, a un chilometro e mezzo, ma se io... diciamo una spola di navette che ogni 5 minuti mi va a prendere tot persone, le persone come,
Guarda, è come decidete quando si va alle sagre? Chi è che di noi che non va alle sagre? Tu parcheggi a 1 chilometro dall'inizio, perché ti fermano 1 chilometro prima, giustamente, per non affollare, una questione di sicurezza. Però organizzano il servizio, cioè ti fanno parcheggiare e trovi il parcheggio. Scendi, aspetti la navetta, 2 minuti, 5 minuti, 7 minuti, prendi la navetta e ti porta dove devi arrivare. Quindi è una questione di organizzazione, una questione che poi sarebbe auspicabile per Giulianova, soprattutto d'estate, perché Giulianova d'estate arrivi a dei livelli purtroppo che non cammini neanche se vai in giro con uno scooter. Ma poi soprattutto per esempio d'estate, i giorni di mercato, giovedì mattina, diventa una cosa Beh, quasi diventa impossibile. complicato. Non è facile perché si unisce il turismo, le strade chiuse, quindi insomma dei Lo problemi so, si creano. guai se ci capiti, non Sì. esci più, O non esci più. Fabris, tu sei sempre dopo Alessio. Senti, Cambio giro, non so. Sì. Tu sei di Colleranesco, giusto? Ma a Colleranesco c'è ancora la sezione del PD oppure... Fisicamente non c'è, il circolo esiste Ah. sempre, è alla sede, all'Unione Comunale dei Portici. Sempre là. Ce l'avete Sempre sempre là la sede, ce l'avete. là. Sì. Ma voi ora, cioè, non è che voglio sapere i fatti vostri proprio, nei minimi particolari, ma penserete a ritornare a fare qualche unione con altri soggetti politici oppure vorrete camminare da soli? Perché No, noi... Io parlo per me. prima Valerio ha accennato a qualcosa, prima Ma guarda, delle quello elezioni, che ha cioè detto Valerio, che c'era la possibilità ma di quello che ha detto andare. Valerio, anche noi come PD, io c'ero in quelle riunioni, anche Appunto. noi fino all'ultimo abbiamo cercato di trovare l'unità nel centro-sinistra. Non siamo riusciti, come diceva Valerio, per i personalismi di qualcuno, di qualche forza politica e quant'altro. Cioè noi alla fine abbiamo capito, a ridosso della presentazione delle liste, che da soli non si andava da nessuna parte. Poi noi, nonostante abbiamo trovato la coalizione, ci siamo presentati comunque. Perché abbiamo un partito, la gente ci chiedeva di presentarci, ci siamo presentati, cioè anche con mille difficoltà abbiamo cercato di fare una lista, ce l'abbiamo fatta e ci siamo presentati. Poi alla fine io ho sempre detto, il famoso voto utile che si parlava di anni fa, quando non votare quello tanto, è da solo, si è ritorto contro il Partito Democratico. Io lo ammetto, cioè, non è che dici siamo immuni dalle sconfitte. Nessuno lo è. Non lo, quindi il famoso voto utile, una volta si vota a me perché se voti quello tanto quello non vengo in consiglio comunale. Alla fine, come ragiono io, è un ragionamento personale, si è ritorto nei confronti del Partito Democratico, ma è una ruota. Quindi io mi auguro che, cioè, che le forze progressiste e democratiche del centro-sinistra si possano sedere a un tavolino e programmare e ragionare su dei progetti, delle tematiche importanti per la città, ma non a oggi, a domani, da adesso a 10 anni, 15 anni, su progetti particolari per la città. Naturalmente ognuno con la propria identità, cioè senza essere succubi di nessuno, cioè nessuno deve essere succubi di un altro, a pari dignità, potremmo sederci al tavolino, davanti a un tavolo, e cominciare a programmare qualcosa per la prossima tornata elettorale, ma non solo, 5-10 anni, una visione più Fabris, tu che ampia. facevi parte della giunta, poi ti faccio una domanda secca. Se l'ex sindaco Mastromauro non si fosse dimesso e sarebbe arrivato fino alla fine, secondo te la questione sarebbe cambiata o sarebbe rimasto uguale come oggi? Cioè il risultato sarebbe stato quello che c'è oggi? No, secondo me sarebbe stato diverso. Sì? Vabbè. Sentiamo Hai allora. toccato un tasto questo è un assist che mi fai perché Perché no, era guarda, un argomento che volevo tirare fuori, ma non sapevo come. Ho visto che mi hai fatto l'assist. Però ieri non abbiamo parlato prima di questo. Dimissioni Mastro Mauro. No, assolutamente no. Che non ci Lui vediamo da aveva il secoli. diritto però di poter Dimissioni Mastro Mauro. provare Dimissioni Mastro Mauro la strada della regione. sono state causa di diversi problemi. Innanzitutto perché ci ha coinvolti anche a noi, perché le dimissioni di Mastromauro hanno permesso a Margherita Trifoni di candidarsi alla regione, per esempio, perché se non cadeva Mastromauro non poteva candidarsi. Noi abbiamo regole precise, Sì, questo ferree, me lo ricordo. non si può transigere da queste regole. Quindi ci ha coinvolti in questa vicenda. Poi
però non voglio più parlare di quello, ormai è passato. Non è che si è dimesso per fare un piacere a Margherita Triponi. No, assolutamente. Non credo voleva farlo lui. Però lì c'è un problema enorme. 12 questa, candidati. Ecco, lì invece, io secondo me, c'è stato un suicidio politico. Giulianova ha fatto un suicidio politico. Perché sono anni che non riusciamo a mandare un nostro consigliere in regione. Si candidano sempre troppe persone, questo è voluto da qualcun altro, perché più si è e meno possibilità c'hai. Posso dire una cattiveria? Prego, dilla voluta, tu, così voluta, non la dico io. È voluta da Teramo questo. Certo. Chi abboccano. Esatto. Ma no, vuol dire che prima Giulianova a Teramo veniva a imparare qua. Però noi siamo caduti nel tranello. Siamo peggio delle polis greche. Ma è possibile che neanche il pericolo persiano ci fa mettere insieme qualche volta? Niente, ognuno pensa di, invece alla fine nessuno. Questo è un suicidio politico che abbiamo commesso anche questa volta. Allora io posso capire quello dei 5 Stelle, che eravamo noi soli, ma quello degli altri no, non me ne faccio una ragione. Non solo non si è riusciti a trovare una unità nelle amministrative, ma neanche a trovare un intento comune su un candidato che potesse andare a questa benedetta regione. Dicendo questo, dicendo attenzione, ma anche dall'altra parte è accaduto questo. Noi abbiamo per l'ennesima volta consiglieri comunali di Notaresco, di Sant'Omero, di Campli, di Teramo, ma non di Giulianova. Poi non ci lamentiamo quando il nostro ospedale fa la fine che sta facendo, perché è inevitabile. Aspetta, l'ospedale, ma non introdurre questa cosa. Non lo trucco, infatti, però su questo aspetto io spero che i giuliesi facciano tesoro di queste cose. Non è possibile che ogni volta ricommettiamo gli stessi errori, in maniera sistematica proprio. Certo. Che qualcuno ormai ci ha capiti e ci manipola come vuole. I giuliani stanno, non riusciranno mai a trovare un'unità di intenti su un candidato, e quindi facciamo quello che vogliamo noi. E questo si è ripetuto un'altra volta. Quindi quando parla di uscito, quello che secondo me è un sito politico non è solamente legato a quello che è successo a questo ballottaggio, ma è di dimensioni più ampie. E vorrei che si cominciasse a parlare anche, purtroppo, non soltanto di personalismi, ma anche di interessi, che sono divergenti, purtroppo, è inutile che ci stiamo a nascondere. I personalismi sono vicini. È chiaro, vogliamo dargli un altro nome, purtroppo è così. Allora, se non facciamo i nostri di interessi, qualche volta alla fine gli altri faranno di loro. Vale, secondo te, se Mastro Mauro non si fosse dimesso, sarebbe cambiato qualcosa? Allora, noi eravamo arrivati a un punto in consiglio comunale, è inutile che ce lo nascondiamo, perché noi, mi pare che era il 18 di ottobre del 2018 l'ultimo consiglio, 20 di ottobre 2018, una cosa del genere. 5 ottobre, vabbè, quello che era. Non riuscimmo ad approvare. Mastro Mauro si è dimesso il 6 ottobre. Vabbè, quello che era. Ottobre 2018. Io poi con le date sono una cosa pessima. Vabbè, io, siccome lo ricordo. Perfetto. Noi non riuscimmo ad approvare una cosa che era fondamentale e propedeutica per l'attività amministrativa. Questo me lo ricordo. Della serie? Della serie che noi avevamo, purtroppo, la stazione unica appaltante con la provincia. ASME, il famoso ASME. Noi riuscimmo a trovare in qualche modo diciamo, un soggetto diverso che poteva dare in quel momento delle risposte, fu riconosciuto un po' da tutti. Poi lì ci fu una presa di posizione particolare, quindi non lo riuscimmo ad approvare e tante opere non siamo riusciti a realizzarle. Ti parla il commissario. Anche perché, certo. Ma noi avevamo due dirigenti provinciali che si erano succeduti l'uno all'altro, entrambi ci scrissero di loro pugno di trovare una soluzione alternativa, perché loro non riuscivano ad evadere tutti, diciamo, i progetti, i bandi che gli arrivavano, e quindi non riuscivano a dare risposte nei termini. Noi ci avevamo in scadenza, mi pare, anche le assicurazioni, c'era caserme carabinieri, era gli scuolabus, la mensa della refezione scolastica, insomma, c'era, e noi trovammo questa soluzione, che poi, tra l'altro, noi fummo, tra virgolette, ideatori di questa soluzione, no? Facendo una ricerca. Noi non la riuscimmo a fare, tutti gli altri comuni vennero dietro quello che era
diciamo il lavoro che avevamo fatto noi, no? Di passare con questa stazione unica Che appaltante, è di Gallarate, se non sbaglio. che è di Gallarate, ma che ci dava a differenza della provincia, ci dava cioè, loro Delle avevano delle certezze. certezze, che avevano dei tempi precisi per riuscire ad evadere i vari, no? Bandi o okay. che, e se sforavano i termini, a parte che ci costava di meno, però questo, mo, voglio dire, è un aspetto trasversale. Ma c'erano delle penali, cioè se tu non riesci ad evadere nei termini prestabiliti, allora mi devi ridare i soldi, io ti posso, no, in qualche modo mi posso rifare su di te. Posso rivalere. Cosa che con la provincia, capisci bene, ma non era colpa della provincia, attenzione, che le province sono state lasciate all'abbandono, senza soldi, senza personale. Lì alla provincia mi pare che c'erano Una un riforma da paio di... riformare, una una riforma da riforma, riformare ma la provincia. quella non è Non stata si è una capito riforma, è stata niente. una deforma che non si è capito niente. Invece, tornando all'aspetto che diceva, di cui parlava Fabris, che io sono fautore, nonché proprio sono convintissimo di questo, che bisogna tornare a sedersi intorno ad un tavolo tra le varie sensibilità progressiste, democratiche, di sinistra, centrosinistra, chiamiamole come, con il Come? nome che più ci piace. Bisogna farlo con l'intelligenza non solo di iniziare a rimettere sul tavolo degli aspetti politici, perché io oggi politica Giulianova ne vedo davvero poca. Devo dire, negli ultimi 10 anni è andata a scemare sempre di più, ma adesso vedo una bassa qualità di rappresentanza politica in termini di proprio aspetti di risposte ai cittadini, cioè anche le Ma persone non parli pure hanno. del pensiero, nel senso che non esiste più un pensiero politico? Non esiste più, beh, il pensiero politico in senso profondo non esiste più da tanto tempo. In senso stretto, In sto senso parlando. stretto non esiste più da tanto tempo, purtroppo. Mentre Ginesio dice che, di essere, com'è il termine? Post-ideologico. Post-ideologico, quindi in qualche modo gli piace questo aspetto diciamo, della politica, no? Post-ideologico, quindi superi tutte le ideologie. Io su questo aspetto non la vedo come lui. Io dico che superare, diciamo, le ideologie, superare una certa sensibilità, per me è come un po' come smarrirsi, perché poi alla fine, quando ti devi andare a confrontare, non sai più bene Chi sei? chi sei, e quindi perché quando troppe sensibilità diverse, proprio diverse alla base. Che, come diceva lui, nel Movimento 5 Stelle abbiamo visto, no, Ci che ci esce una sono un po'. Macedonia, ci esce. No, ma non si. Ci sono degli aspetti dove, come dire, si dice non esiste più la destra, non esiste più la sinistra. Non è così. La destra e la sinistra esiste. Come, per esempio, questa giunta, questa amministrazione comunale, alla fine, no, che era un putpurrì di civiche, quindi davano risposte a tutti. Invece adesso nelle politiche che stanno mettendo in campo la natura viene fuori, ma come è giusto e naturale che sia. Cioè una natura, una visione politica strettamente di destra. Di centrodestra, No, diciamo. no, 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 questo è di destra, perché cioè, per tutte le cose che ho detto prima, cioè qua c'è l'abbandono di un pezzo di società, dei provvedimenti che si dice di portare Oh, avanti, scusami, dei quali io io non una vedo cosa ti volevo l'utilità. chiedere, perché tu sei, non voglio dire l'ultimo dei Moicani, ma insomma lì vicino, nel senso che appartenevi. No, 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 ma in questo senso che ti dico, perché tu appartenevi all'ultima amministrazione comunale che ha mantenuto, diciamo, in vita il condominio solidale. In Certo, questo senso qua volevo sì. dire. No, no. Quello un Che po'. cosa giudichi tu di questa cosa? Perché era la domanda che ti volevo fare prima, poi Questo è quello che ho siamo detto un passati ad altri po', argomenti. questo è quello che ho detto un po' all'inizio, cioè dicevo, questa amministrazione quando si è insediata, no? Noi quel condominio solidale l'abbiamo tirato su con quel fondo, quel famoso Sì, fondo di solidarietà, ma no? io volevo parlare della questione specifica però. Condominio solidale, io dico questo, adesso non so bene
cosa sia andata a finire, perché lì c'era stata una, sospesa, c'era stata una lettera da parte del sindaco che dovevano andare via entro novembre, mi pare, poi c'era stata una proroga di un mezzo, un po' un casotto. Io dico che queste sono delle cose molto delicate, perché parliamo di soggetti deboli, soggetti che non hanno alcun tipo di sostentamento, o se ce l'hanno, parliamo di cose di poca roba, marginali. Soprattutto ci sono soggetti acclarati che hanno gravi problemi di salute, quindi in qualche modo ancora più esposti, no, ad una serie di difficoltà. Dicevo prima, ripristinare le indennità, tutto giusto, va bene tutto, ognuno può fare quello che vuole, però bisogna avere la sensibilità di non abbandonare questi soggetti, che poi lì ce ne sono alcuni, ma a Giulianova purtroppo ce ne sono tanti di più. Il problema, okay. Il problema dell'abitazione è molto forte. Ecco, allora io dico, abbiamo già un grosso problema legato alle abitazioni, alle abitazioni popolari. Noi, mi pare che in tutta l'amministrazione riuscimmo a recuperare una decina più o meno di abitazioni. Ma vanno in onda, diciamo in onda, per modo di dire, quelle 18 appartamenti di Via Bellini. Ma quella è un'altra cosa, però quelle non sono abitazioni popolari. No, però quella, insomma, quella è una edilizia agevolata, diciamo, per le giovani coppie, con dei prezzi calmierati. Si fa fronte a un'esigenza. Sicuramente si aiutano le giovani coppie, che è un altro aspetto importantissimo della società, perché diciamo, la natività che cala, le giovani coppie che non riescono a prendere casa, vuoi per colpa di questi contratti balordi ai quali spero che il governo nazionale metta mano, perché non c'è più stabilità, perché hanno i contratti a tempo determinato, hanno i contratti diciamo con delle forme che non permette di avere credibilità di fronte a una banca, di fronte a un di fronte a nulla. E i giovani, parlo della mia generazione e delle generazioni dopo le mie, insomma, ci hanno dato una botta. Non io sono uno dei tanti fortunati, mi ritengo sempre. Io ho una mia attività per conto mio, non mi posso lamentare, sono riuscito a fare tante cose, però vedo tanti miei coetanei, ottimi ragazzi, che per un motivo o per un altro non ci riescono, e non è corretto, perché parliamo di persone che, insomma, si impegnano quotidianamente nella vita e hanno lo stesso diritto di tutti, di riuscire a provare, no? Quindi sul condominio solidale dico che lì ci sarebbe dovuta essere, spero che ci sarà da qui in poi, visto che poi non si è realizzato lo sfratto, diciamo, no, nei termini che erano stati previsti. Io spero che ci sia quella sensibilità e quella attenzione nel riuscire, prima di dire non ci sono più soldi, ci sia quell'attenzione giusta per trovare una soluzione per queste persone, per vedere se riescono in qualche modo a sostenersi, se riescono ad unirsi fra di loro, cioè, insomma, non possono essere abbandonati, questo io dico. Comunque anche vale tu, per loro e vale per te. Fabrizio, vale anche per tu anni. Hai contribuito a mantenere il condominio solidale con la tua indennità, no? Sì. Cioè con una parte. Con una parte. Una parte, il 50%? Non è una parte. Dico una parte. La parte, no, dico, era una parte cospicua. Sì, una parte. Sembra una parte. Sembra una parte. Il 50%. Pirulo 10% è una parte, ma non è la stessa parte. Sì, il 50%. Io ci tengo a sottolinearlo, perché è una cosa molto importante. Non lo so quando l'hanno fatto o quando lo farebbero. Non lo so. Però ci stava pure la sua cosa. Aspetta, non mi ricordo, perché devi parlare Alessio. Devi parlare Alessio. No, siccome prima ho detto a lui, ma pure tu, insomma, tu anzi. Tu hai contribuito più di lui, perché lui è sicuro. Consigliere, tu invece eri assessore, quindi pagavi in prima persona questa benevolenza nei confronti, diciamo, di chi è ospite del condominio solidale. E che comunque, insomma, bisogna tenerne conto, perché le persone non si possono lasciare in mezzo alla strada. Alessio, ma tu hai intenzione di metterti a fare politica, oppure sei un pochettino ai margini, borderline?
Intanto fammi finire l'università. Vabbè, che significa? Perché uno che fa l'università non può parlare di politica. Sì, però. Che facoltà. Poi sto economia aziendale, sto facendo. Sartori fa l'università, è capo delle sardine, che sti dici? No. Voi dovete. Il futuro è vostro, porca miseria, voi dovete svegliarvi, mannaggia la Questo miseria. è vero. Beh, economia aziendale, hai detto, no? Sì. E perciò sei andato a leggere il bilancio del comune, Sì, ci ho fatto l'esame, quindi. allora? Sul bilancio del comune di No, Giulianova? l'esame di economia aziendale ci sta il bilancio, quindi. Bilancio pubblico? Perché i bilanci sono sia pubblici che. Sì, un facsimile. Beh, non è uguale, anche se insomma se la comunità europea ha dato delle direttive di uniformarsi un pochettino con i bilanci, insomma, devono essere fatti in un certo modo. Ecco. Vabbè, insomma, tu allora politica dopo che finisci, insomma, che termini gli studi. No, beh, pure adesso comunque seguo, quando tempo ci passo in consiglio comunale. Ah, ci vai? Sì. Vabbè, quindi ti fai pure una cultura, Sì, insomma. però cioè, dipende che intendi con la politica, fare carriera non credo, Ma no, ho insomma. detto, no, però politica si può fare in tanti modi, cioè mica è detto che Ma uno. la politica si fa in mezzo alla strada, non la si fa in consiglio comunale, in consiglio comunale si amministra, è una cosa. No, si fa pure politica, si fa, Si faceva. però sì, Mo' non la vabbè. vedo tanto sta politica in consiglio Vabbè, comunale. però insomma, sì, però uno che va in consiglio comunale quantomeno impara a distinguere cos'è una delibera, cos'è una mozione, cos'è. Atti amministrativi. Sì, tutte queste cose tecniche, no, che servono pure in politica, perché se no, se non hai questo bagaglio culturale, diciamo, non puoi portare avanti poi altri discorsi. Va bene, allora ora facciamo l'ultimo passaggio e parliamo dell'ospedale famoso, o meno famoso, di Giulianova. Ecco, tu sei stato qualche volta in regione, se non sbaglio, a parlare dell'ospedale di Giulianova, giusto? Ma tu come lo vedi, cioè, il futuro di questo ospedale, per le cognizioni che hai tu, delle cose che hai capito? Beh, io mi Perché ricollego a quello. c'è un detto e non detto a proposito dell'ospedale. Cioè si dicono tante cose, poi dietro alle quinte, no, si fanno altre cose, altri ragionamenti. Guarda, Da parte di chi amministra, parlo, no? io quello che diceva prima Ginesio sul fatto che noi non abbiamo un referente locale in regione, questo già ci penalizza. Perché noi mo vediamo tutti quelli che stanno in regione, i vari consiglieri, assessori regionali, che non sono di Giulianova o vicino a Giulianova, sponsorizzano anche nella passata amministrazione, sponsorizzavano altri ospedali. Quindi se noi a Giulianova dovremmo fare un fronte comune per poter salvaguardare l'ospedale di Giulianova. E spero che ci sia questa volontà, perché se da quello che si. Scusi, mi apro una piccola parentesi, Dimmi. però tutti i candidati che non sono di Giulianova, a Giulianova sono venuti a prendere i voti. Ma tu lo sai che il politico No, ovunque no, va. per dire, giusto per fare una cosa. Cioè, Ovunque va, allora aspetta anche a Giuliese fare una cernita, no? certo. Beh, diciamo che qualche candidato del PD qua è venuto a razzolare bene. Io non lo so, io non ho detto PD, io ho parlato in generale. No, io parlo del partito, cioè Sì. No, no, io parlo in generale, soggetto io ho parlato strutturato che, insomma. di tutti, ho parlato di. Vabbè, dai. Sì, no, il problema è che noi partiamo con una cosa che non abbiamo un consigliere regionale che possa perorare la causa dell'ospedale Sì, Giuliese. però Noi. io, no, io sto fatto che non c'è il consigliere No, regionale, il problema è che è noi non è. importante, Sì. però l'ospedale non è che dici che è una cosa per forza politica, no? Comunque No. bisogna pensarci all'ospedale in ogni Certo, ma anche caso. perché. Su questo sono d'accordo, bisogna pensarci con intelligenza. Sì, ma insomma, no, cioè, se no diventa un alibi il fatto di non avere. No, Perché assolutamente. l'ospedale è di pertinenza della regione Abruzzo, quindi noi siamo in Abruzzo, quindi chi ci deve pensare? No, ma anche perché dovremmo salvaguardare l'ospedale di Giulianova, perché è l'ospedale non di Giulianova, ma è l'ospedale che sta sulla costa, cioè l'abbiamo detto in tutte le salse, che da San Benedetto a Pescara non c'è un ospedale E vicino alle arterie questa è principali. una verità. È una verità, però cioè, nessuno va a perorare questa causa, cioè nel senso Giulianova, non è, cioè, noi perché siamo molto campanilistici, l'ospedale di Giulianova è l'ospedale della costa, io sono per un'area vasta. Quindi che da San Benedetto a Pescara, lo diceva pure Ginesio, l'ho sentito anche. Cioè, l'ospedale di Giulianova è l'ospedale della costa, che sta vicino a un'arteria principale che è l'autostrada A14, lo snodo con Roma. Dobbiamo salvaguardare l'ospedale Dove di c'è una Giulianova. stazione ferroviaria, tra l'altro. Oh, io mi ricordo quando ci fu la neve,
2017, se non sbaglio, sì, 2017, io dovevo andare ad Atria a fare una visita per mio padre. Ad Atria non sono potuto andare. Per 3 giorni? Mi sono potuto andare, io dovevo andare il 19, se il 20, no? Una cosa del genere. Non sono potuto andare, ho dovuto disdire. Ma nelle case ci fu proprio il 19, quando fu il fatto di Ricopiano. Il fatto di Ricopiano, il 17, sì, il 19. Purtroppo. O il 18 e il 19. Il 19 mi pare. Però, cioè dico, dobbiamo salvaguardare. Io sono per salvaguardare l'ospedale sulla costa. Potenziarlo in modo tale da avere delle attrattive, cioè la gente che non vada al di fuori degli altri ospedali, anche fuori regione, a fare delle visite, che potrebbe far benissimo il logo. Però dobbiamo trovare un minimo comune denominatore, cioè un punto in comune, un fronte comune per salvaguardare quello che abbiamo, perché noi abbiamo un ospedale, mi dicono, io negli anni 70 non c'ero, anni 70-80 non c'ero, io sono arrivato negli anni 90 a Giulianova. Però quegli anni 70-80 l'ospedale di Giulianova era il fiore all'occhiello della sanità teramana. È vero. Quindi torna a... di primare, sì. Quindi... Però forse è sorvolato su un fatto, che allora non esisteva la ASL Teramo, esisteva ASL Giulianova. No, la USL, la famosa USL. Andiamo avanti. Prima di parlare dell'ospedale volevo un attimino riaggaggiarmi al discorso delle ideologie, perché è connesso a questi disastri. Le ideologie, io vengo da una certa ideologia, quindi ci mancherebbe altro, cioè, ce l'ho qui, ce l'ho nel mio cuore, ce l'avrò sempre. Però cosa hanno prodotto le ideologie? Scusatemi, non larghiamo, parliamo di questo, per esempio della sanità. L'ideologia è proprio viene sconfitta in questi casi, perché come dicevamo prima, un politico a regione deve pensare a tutti gli ospedali, non solamente al suo di ospedale, e però vedete che i propri gli stessi partiti che rappresentate invece, una volta eletti, non pensano più all'ospedale Giulianova, ma solamente a quello che c'hanno vicino a casa, perché lì prendono i voti. Ed è questa la sconfitta della politica tradizionale, si vede proprio in questo, nella sanità. La sanità in Abruzzo è un posto di San Patrizio dove ogni anno buttiamo dal 70 al 90% del PIL regionale, oltre a quello che ci dà lo Stato, 2 miliardi e 400 milioni di euro. È diventato motivo di... Lì, si usa la sanità per far lavorare, per speculare politicamente e economicamente, cliniche private convenzionate, eccetera, eccetera, eccetera. Se non partiamo da questo... Da questa cosa, mi sono sgolato in tutti questi anni a far notare queste cose, perché è vero che non ho fatto politica, ma sono stato presidente dell'associazione dei fisioterapisti, sono stato consigliere, sono stato a Roma, dappertutto a parlare con questi personaggi. Non li schiodi di un millimetro, cioè la sanità, chi tocca quella muore politicamente, non si può, hanno creato su un ginepraio di ospedali. E i distretti? Ma sapete quanti distretti abbiamo aperti in Abruzzo? Quando il decreto Lorenzini prevede uno ogni 60.000, uno, e infatti Teramo è in regola, la Teramo è in regola in queste cose, incredibile. Ne abbiamo 63 aperti. Noi quanto dobbiamo colpire in basso? 63 distretti, quelli ci costano un botto senza però utilizzarli. Allora qual è il problema? Che il problema è regionale, quindi ci vorrebbe una regia unica che metta mano, come hanno fatto qui nelle Marche, qui vicino, tanti anni fa ci hanno messo mano. Qualcuno oggi ancora si lamenta, ma ci hanno aperti 12 ospedali, di cui 2 di secondo livello, poi Controfiocchi. Inizialmente aprirono Ancona, aprirono, e mo' anche a Pesaro. Le torrette. Le torrette sempre state. Poi adesso che hanno messo a posto i conti, hanno fatto un altro a Pesaro, e addirittura prendono mobilità passiva dalla Romagna addirittura. Noi siamo rimasti fermi al palo. La classe politica in questa regione non ha avuto la forza e il coraggio di mettere mano infatti alla sanità. Noi abbiamo molta mobilità passiva. Certo, perché qui purtroppo è diventato anche pericoloso curarsi. Signori, parliamo di cure, di servizi offerti. Qualcosa funziona, ecco, io ho fatto le analisi, vai la mattina, ti prenoti, l'elettro cardiogramma, vai lì, ti prenoti subito, fai tutto in giornata. Ma i servizi proprio essenziali. Però sono servizi, ecco. Esatto, i servizi essenziali.
se poi poco può chiedere qualcosa in più, esatto, potremmo chiudere tutto. Allora, se sposti un pochettino l'asticella, non c'è più niente. E mi fa specie che in un momento di crisi come questo si continua a speculare con l'ospedale unico, l'ospedale nuovo a Teramo, ma che basta questa struttura. Adesso in questo momento bisognerebbe fermare le bocce, addirittura concentrare. Noi abbiamo un ospedale a Giulianova che è una cosa incredibile, potremmo tranquillamente spostare la medicina e la lungodegenza dall'altra parte e chiudere il padiglione ovest, chiuderlo, perché non serve a nulla in questo momento, purtroppo. Bene, aspettando il potenziamento che non c'è, già lo so, ma quella allora dovremmo essere capaci anche altri a questa situazione qui. Attenzione, c'è una parte ospedale che sta lì, che non serve, però è aperto. Anche i costi per tenerli aperti, le bollette, è un costo assurdo. Paghiamo dei costi inutili proprio. Anche la vigilanza. L'unico ospedale, paradossalmente, che è fatto bene è quello di Sant'Omero. Ultimo, infatti, l'ultimo a essere fatto, è compatto e sta lì ed è. Ma anche quello dove ci si è investito un po' di più, esatto, negli ultimi. Esatto. 5-6 anni. Diciamo. Allora, per esempio, quest'anno si parla già di un ulteriore taglio di 78 milioni di euro su Cilea, cioè prestazioni in meno per i cittadini, no? Un altro dramma sarà quello. Liste d'attesa che aumenteranno, mobilità passiva che andrà ad aumentare. Lì basterebbe così un'idea, no? La butto lì. I soldi che ci dà lo Stato, il Ministero della Salute, per l'ospedale di questo di Teramo nuovo, no? Che poi sarebbe un finanza project, i privati che speculano, quei soldi, bloccarli e trasferirli su questi stessi servizi. Li prendi e continui a offrire intanto i servizi. E durante quest'anno comincia a mettere mano a una riforma seria ospedaliera, fatta bene, fatta come si deve, secondo certi principi seri, e non il politico che arriva ogni volta, metto a posto qui e non faccio quell'altro. Poi la mia idea, dimmi. Mia personale, che qua si parla tanto dell'ospedale, prima che verrà, non verrà fatto niente. Certo, si specula solo, infatti, poeticamente. Sono le chiacchiere. E di queste cose, purtroppo, ne sappiamo qualcosa anche pure qui. Però questa è una cosa grave. Lo so, ma è così. Vabbè. Perché questo significa che, come dice Ginesio, il fatto che non viene fatto niente vuol dire che noi abbiamo dei... una classe dirigente. Ma da quanti che... anni si sta a parlare dell'ospedale qua? Sì. Da quanti anni è? Ma perché? Guarda, io sull'ospedale ho una mia idea. Io non sono talmente poco campanilista che io non sono nemmeno per parlare di ospedale della costa. Nel senso che per me preservare l'ospedale a Giulianova, cioè che io lo devo avere dentro Giulianova, o ce lo devo avere 10 km più in là. Ma poi in queste condizioni. Su un raccordo come si deve, cioè servito da una serie di strade, svincoli facilmente raggiungibili. Mezzi pubblici. Che però quando ci vado o quando l'urgenza, mi dia il servizio, cioè quello si deve chiedere. Risposte. Cioè quando tu hai un ospedale strutturato, cioè un ospedale che sia degli anni 2020, non un ospedale che sia degli anni 1970, qual è il problema? Quindi avere un ospedale fatto in un certo modo che raccolga il bacino che deve raccogliere, perché noi non ne siamo un miliardo, ne siamo pochi. Provincia di Teramo ne siamo pochi oggettivamente. Allora avere un ospedale come salve, si deve l'estate, che e avere invece sui territori, lì si dovrebbe spendere la politica, avere sui territori i servizi esatto. Perché quello che porta gente, quindi che porta movimento, che può portare anche economia per il fiore di esercizi commerciali che potrebbero sorgere intorno ai servizi, allora lì si dovrebbe impegnare il politico. Perché quando tu hai una struttura dove devi fare le analisi, devi fare le risonanze, non devi aspettare 6 mesi, vai a aspettare una settimana, 2 settimane, e quindi hai un certo movimento dentro la tua città, quindi torno a ripetere, raccogliere i servizi che sono molto importanti. E avere invece un luogo dove le prestazioni per la lungodegenza, se uno si deve operare, se uno deve fare insomma attività di un certo tipo, perché sta male, un'operazione al cuore, quello che è, avere invece lì una struttura sanitaria valida, che io ce l'ho a 10 km da qui, non mi interessa, so che ce l'ho lì, che funziona, che se mi serve qualcosa mi vengono a prendere, mi porta e mi salva. Quello serve.
però so che qui sul territorio, d'estate soprattutto, ho i servizi e posso avere, magari d'estate soprattutto, ripeto, un presidio di primo intervento di un certo tipo, dove quello che succede, succede, ti stabilizza e ti portano immediatamente dove ti devono portare. Io dicevo... Ma la politica, scusami e finisco, come dice Ginesio, non la politica, i politici, è diverso. Bravo. I politici non hanno il coraggio di fare questa cosa qui, perché noi, il, di che se ne voglia dire, la sanità l'abbiamo sempre vista come un bancomat elettorale, termine molto utilizzato, ma è una verità assoluta. Non solo elettorale. Vabbè, ok, mi fermo sull'elettorale. Perché poi alla fine tu c'hai quattro ospedali, sulla... cioè noi a Giulianova abbiamo un ospedale di base, Giulianova, dobbiamo... tutti i cittadini devono sapere che è un ospedale di base, e l'ospedale di base, la legge ci dice che deve avere dei servizi, non lo stabilisce Ginesio, non lo stabilisce Valerio, non lo stabilisce, lo dice la legge, tutto scritto, i servizi che devono avere, di quei servizi che deve avere, se noi ne abbiamo il 30% fa prova, quindi di fatto siamo annoverati come ospedale di base, ma abbiamo i servizi che non c'ha nemmeno una stanteria, cioè è una cosa assurda. Allora il pronto soccorso siamo, insomma, ma nemmeno, perché poi alla fine il pronto soccorso va pure, cioè noi qui a Giulianova abbiamo dei medici bravi, molto bravi, alcuni che vengono dall'Aquila, bravissimi, che fanno i turni da 12-13 ore, è vero, cioè vi rendete conto e, che e ti posso assicurare che non vengono manche ricompensate per lo straordinario. Ma quelli stanno là a lavorare e sono delle persone che, ma per fortuna che ce li abbiamo. Ma vi pare normale che nel 2020 un cittadino che paga tutte le tasse deve avere un servizio del genere? Allora ripeto, io non faccio a battaglia ospedale di Giulianova, di Terni. Io faccio la battaglia per avere un ospedale che, se serve, funziona. Quella è la battaglia. Durante le festività natalizie, sia chirurgia e sia anche ortopedia non hanno potuto prendere appuntamenti per eventuali interventi di elezione, cioè quelli che tu devi fare l'intervento, no? Programmi, cioè, niente, tutto sospeso, solo le urgenze. Cioè, sì, ma perché mancano anestesisti, mancano chirurghi e mancano ortopedici. Ma mancano pure gli infermieri. Ma gli anestesisti? Cioè, l'ha fatto il bando l'ex direttore, purtroppo, con Biando Fafagnano. Deserto. Sì, ma questo deserto, perché Ginesio, non ci vengono in Abruzzo perché vedono che la situazione è quando drammatica. Tu non hai delle strutture in grado, perché le strutture, cioè un ospedale moderno deserti, fatto bene, di che se ne voglia dire, ingolosisce anche il professionista, che è il medico, che è l'infermiere, perché sa di andare a prestare la sua opera in una struttura come si deve, quindi va, come dire, viene ingolosito da questa cosa, come era Giulianova negli anni 70-80, cioè la struttura all'epoca era una struttura valida, ma per gli anni 70 e gli anni 80, torno a ripetere, non per gli anni 2020, ok? Allora, una comunità che non è Giulianova, io quando parlo di comunità parlo di una comunità provinciale più larga, dovrebbe essere attenta a queste cose qui, quindi tutti i cittadini, né l'ospedale Giulianova, me lo metto tra Giulianova e Nandro Pezzetti, si deve trovare il luogo migliore, che il luogo migliore lo dettano le infrastrutture, cioè quello più facilmente raggiungibile, meglio collegato e tutto il resto, ma dove si vada a fare una struttura come si deve, che abbia tutto quello che deve avere, e soprattutto i territori come Giulianova, come può essere Sant'Omero, come può essere Atrio, Pineto, devono giocare, devo fare gioco forza sui servizi, perché la nostra ASL sui servizi è scadente, è davvero scadente. Lì invece con i servizi H24 tu daresti una risposta alla a tutta la cittadinanza provinciale, che insomma, che oggi non abbiamo di fatto, ti ripeto, per fare una risonanza ci vogliono 8-9 mesi, 8-9 mesi. Beh, la risonanza fra 8-9 mesi, se c'ho qualche problema... Vabbè, guarda, la risposta la dai... Allora la vai a fare in una struttura... Ci sono le tre E che io ritengo sacre in sanità, le tre E che sono sacre per fare una sanità di qualità: emergenza, efficienza, eccellenza. Se il politico capisse queste cose e dice ma qua non funziona, allora dobbiamo riorganizzare tutto, perché l'emergenza è quella che ti salva la vita, l'efficienza è quella che ti abbatte le liste d'attesa,
l'eccellenza è quella che trovi negli ospedali, ma quelli di un certo livello, dove veramente può risolvere grossi problemi, ma solo chi deve operarsi, chi deve ricoverarsi. Questa mania di avere il posto letto vicino casa non ha senso. Se devi ricoverarti, vai nell'ospedale di eccellenza, non quello dove rischia la vita. Ma poi, Gine, non ha senso, sai perché? Perché poi in realtà il cittadino della provincia di Teramo, quando deve fare l'operazione complessa, dove va? Va in Emilia Romagna, va in Lombardia, va. Quindi voglio dire, tutta questa storia di avere l'ospedale sotto casa, se poi sai bene che quando ti devi fare un'operazione... Però spendiamo sempre troppo. Allora, come mai? Perché invece io non pretendo una struttura dove quell'operazione la faccio qua, a 10 km, a 15 km, ma la faccio qui in una struttura seria dove il primario magari lombardo piuttosto che bene vuole venire qua ad operare. Colombati, questo dovrebbe fare, veniva una volta, dovrebbe pretendere il cittadino e dovrebbe fare la politica. Va bene, senti, qua Alessio sta aspettando un sacco di tempo di parlare. Sono povero Alessio. Vedo che tu ci stai a far parlare a braccio quando uno parla così su argomenti. Che voi che vi state. Vuol dire che quando la discussione è animata è sempre una cosa buona, no? Mica è una cosa cattiva, però Alessio deve parlare lo stesso. Certo, in ogni caso. Lui deve parlare più di tutti. Tu di l'ospedale non hai bisogno, sei giovane. Che esatto. È vero? Sì. Come la pensi tu? Dimmi la verità. Quindi a mi stai dicendo che sono vecchio? No, però so, se non sei giovane come Alessio. No, magari. Come ha detto Ginesio, cioè, sul bilancio della regione pesa troppo, quindi la mano ci si deve metterla. Poi la ristrutturazione... No, ma lui parlava, cioè qua si parlava pure dei servizi offerti dagli ospedali, dalla ASL, insomma... dall'organizzazione sanitaria in genere. Quella va fatta fare agli esperti settori, insomma, non va fatta fare... Sì, però tu come la vedi questa problematica della sanità? Parliamo di Giulianova almeno, ecco. Devi limitare una mobilità passiva che va a San Benedetto, insomma, quella tu la paghi, mi ricordo, se non sbaglio dissero 80 milioni l'anno, ci costa più o meno. Sì, ma sarà pure di più. Quindi qualcosa ci devi fare, cioè devi mettere una pezza. Perché poi vanno per tutto, vanno là. Era stato potenziato l'ospedale di Sant'Omero perché la mobilità maggiore proprio da quelle parti là, invece non è servita a niente. No, perché c'era come so io la costa vibratiana, ma comunque là San Benedetto. Sì. Quindi va bene. Questo. Allora il nostro incontro finisce qui. Con sosseggiando un caffè alla trattoria da Adele in via La Spezia Giulianova Vito. Radio Azzurra Giulianova vi augura una buona serata e vi diamo appuntamento per la prossima puntata, che penso ci sarà a breve, anzi è brevissimo, cioè domani sera. Arrivederci. Buonasera a tutti. Buonasera. Ciao.